Volpi, benvenuti in questa nuovissima episodia, ok, al femminile oggi, della carriera giocatore di FIFA. Ragazzi miei, allora, siamo arrivati ad una praticamente situazione cruciale. Uno, perché come vedete oggi non ho i capelli, non lo so raga, fanno schifo i miei capelli, quindi volevo stare col cappuccio. E due, perché ragazzi, è arrivato il momento di dare delle risposte finalmente alle mie domande. E cioè, Xiao, perché non riesci a cambiare squadra? Perché nessuna squadra ti offre un bel contratto? Mi avete spiegato il motivo e vi ringrazio per questo. Praticamente molti di voi mi hanno detto che a causa di questa cosa qua, cioè dell'overall, avendo ancora sotto l'80, visto che sono 75, nessuna squadra forte mi farà delle offerte. Quindi per il momento, ragazzi, l'unica cosa che possiamo fare è stare zitti, testa bassa, continuare a giocare, a fare episodi lunghissimi per cercare di sbloccare, per cercare di salire di livello il più possibile e ovviamente di andare appunto a crescere come overall e poi di avere appunto delle buone offerte. Purtroppo ragazzi, attualmente abbiamo un overall che fa praticamente vomitare, quindi l'unica cosa che possiamo fare appunto è cercare di alzarlo e facendo più partite possibili. Quindi ragazzi miei, questa probabilmente è una cosa che vi farà piacere, non lo so, scrivetemelo nei commenti. Da oggi gli episodi di FIFA dureranno un pochettino di più. Mbappé, grazie, passami la palla. Dureranno un po' di più perché sinceramente, ecco, già un bordello, già un bordello. Devo mettere pure pausa che sono messo male con la webcam, porca miseria. Ciao, sono più piccolo e rieccomi qua. Ok, ci sono. Scusatemi ragazzi, però sono un pochettino stordito io. Ok, dicevo, gli episodi ragazzi dureranno un pochettino di più perché appunto voglio cercare il prima possibile di arrivare. Oddio, bello, 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 dammi sta palla, bella. Allora, io sinceramente volevo tirare, io giuro che volevo tirare, però non so perché ma ho cliccato la X dopo aver chiesto palla. Avendomela passata, l'ho passata a Berratti. L'abbiamo fatto felice a Marcolino, dai, va bene, ci sta, ogni tanto ci sta. Tra l'altro questa è una partita di coppa, quindi questo è il motivo per cui la sto giocando. Quindi ragazzi, stavo dicendo, gli episodi dureranno tanto perché giocheremo più partite e quindi automaticamente speriamo di salire prima di livello. Anche perché qui va a incidere il discorso dell'età. Avendo già il mio giocatore, ragazzi, 23 anni, il problema è che non mi posso permettere di stare, tipo, non lo so, altri due anni sotto l'80 di overall. Quindi dobbiamo, tipo, entro... Oddio, 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 bello, tiralo! Mamma mia, ragazzi, che giocatore Alberto Sciascia Xiao. Non so perché, ma la gente, cioè una persona, mi ha scritto nei commenti di cambiare esultanza. Ragazzi, perché vi fa schifo? È bellissimo fare il cuoricino, cioè, è molto carina sinceramente come cosa. Comunque, tolta questa cosa, volevo dire che adesso voglio impostare le partite in un certo modo. Cioè, se tipo come questa qua, per esempio, il primo tempo già finisce tipo, che ne so, 4-0, io direttamente faccio vai al risultato, così ci giochiamo solo un tempo e cerchiamo di, tra virgolette, essere più veloci. Perché raga, sincero, io, va bene che il PSG è una squadra forte e tutto il resto, e lo so, chiedo scusa anche perché ho visto che praticamente qualcuno di voi nei commenti mi ha detto: madonna, comunque c'è un bel coraggio, hai rifiutato il Real Madrid all'inizio e mo vuoi andare in un'altra squadra. Ragazzi, il PSG è una squadra fortissima, non è che voglio andare in un'altra squadra. Madonna, Mbappé, cosa sei? Non è che voglio andare in un'altra squadra, voglio tornare in Serie A, perché la Ligue 1 purtroppo ha un problema. Il PSG, essendo una squadra molto forte ed essendo una delle poche fortissime, forse l'unica praticamente fortissima della Francia, pure che io metto difficoltà demonio, ok, comunque le partite non dico che sono noiose, ma continuerò praticamente sempre a vincere e quasi mai a perdere, per il semplice fatto, raga, che ovviamente le squadre sono scarse. Quindi pure che io gioco... Madonna, ma che tiro hai fatto, Xiao? Pure che io gioco con una squadra con una difficoltà massima, comunque continuerò a vincere. Perché ovviamente, non controllando la squadra, controllando solo il mio giocatore, anche la mia squadra è tipo a difficoltà estrema. Quindi quelli mi arrivano a fare dei passaggi incredibili. Se io poi mi trovo sotto porta, pure che c'è difficoltà satana, è normale che io comunque riesco ad andare avanti e fare gol.
Quindi vorrei tornare in Serie A per poter mettere un po' di pepe a questa serie, capito? Per poter dire, cavolo, ho perso una partita oggi, capito? Cioè, solo per quello, raga, perché sennò è un po' brutto, cioè. E quindi tutto qua, solamente per quel... Mamma mia, Xiao, che inserimenti che fai. Ma chi sei? Eula! Boh, ho fatto una giocata così al volo, mi sentivo un attimo un Ronaldinho. Dammela, Verratti, dammi sto pallone. Guarda che gol che ti faccio, eh. Occhio. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Gioco che va avanti. Ragazzi, allora, io penso solo una cosa. Se io segnavo quel gol e non vincevo il pallone d'oro, giuro che mi sarei arrabbiato veramente un botto e avrei tipo, non lo so, pestato il mio allenatore di botte. Tutto il bene, ma no, non accetto questa cosa. Ragazzi, come volevasi dimostrare, fine primo tempo 3-0. Quindi secondo me la cosa migliore da fare in questo momento è semplicemente questa. Finita il primo tempo, la vedo molto improbabile una ribalta da parte dello Strasburgo. Quindi facciamo semplicemente così. Vai al risultato e vediamo come finisce. Finisce 3-1, vabbè, ci sta. E spero che la mia valutazione sia comunque decente, ma credo di sì, perché comunque ho fatto gol, quindi ottimo. Perfetto. Ok, allora, in teoria adesso non siamo ancora saliti di livello, quindi ottimo. Chi è che ha offerto 18 milioni? Bergamo. Oddio. Quindi mi stai dicendo che posso tornare in Serie A? E perché non mi è arrivata? Perché non mi è arrivata l'offerta del Bergamo? Bergamo e Bergamo Calcio. Oddio, però dal PSG al Bergamo, raga. Come si fa a vedere, scusatemi, perché c'è scritto che mi è arrivato e a me no? Greve. Che aspetta, il Bergamo Calcio su FIFA cosa sarebbe? Una squadra che non ha i diritti nel gioco. Praticamente sarebbe l'Atalanta. Oddio, raga. Significherebbe tornare in Serie A. Raga, io mi sento di volerla fare questa cosa. Raga, dal PSG all'Atalanta, Xiao ha appena firmato. Tutti mo si arrabbieranno tantissimo, che diranno, Xiao, cosa caspita fai? Sei un idiota! Questa, ragazzi, si chiama tattica e vi spiego il perché. All'Atalanta io sarei il giocatore iper mega di spicco e potremmo tornare a giocare in Serie A. Ok? Questo significa, ragazzi miei, solamente una cosa. Che siamo tornati in Italia e che quindi c'è la possibilità che squadre italiane ci vedano. No, come il numero 15. No, che schifo. Allora, sono un po' pentito. Ok, lo ammetto. Sono un po' pentito perché sto giocando all'Atalanta. Però, raga, siamo tornati a giocare in Serie A. Oddio, calciomercato. Incontra gli ex compagni. Vabbè, mo mi odieranno quelli probabilmente. Cioè, sto letteralmente, raga, non ti rispetto per i tifosi dell'Atalanta. Non so chi di voi c'è, ma... Siamo sesti però in classifica, eh. Cioè, non è neanche posizionata male. Dicevo, rispetto per i tifosi dell'Atalanta, ma sono passato praticamente dal giocare con Mbappé e Messi e Neymar al giocare con l'Atalanta. E fa molto ridere questa cosa. Però va bene, ragazzi, va bene. A parte il fatto che l'allenatore sembra tipo il macellaio che andavamo in cui andavamo io e mia mamma quando ero piccolo. C'è un'intervista. Io. Vabbè, ancora disponibile tra 5 giorni. Quindi, per ora non si può fare nulla. Però, comunque, ci danno 56.000 euro a settimana. Che comunque, super giù, sono gli stessi soldi che ci dava il PSG. Quindi, tecnicamente, adesso abbiamo la partita in casa, il campionato con l'Udinese. Ragazzi, secondo me, noi possiamo dare all'Atalanta. Ah, ci fanno giocare al 79esimo. Cioè, quindi mi stai dicendo che io sono passato da titolare del PSG a sostituto dell'Atalanta? Forse perché mi dovevo allenare e ho dimenticato di farlo, può essere. Allora, ragazzi, secondo me qua può succedere di tutto, nel senso. So che molti di voi, secondo me, ancora sono tipo tutti triggerati perché... Non ci possono credere ancora a questa cosa. Però secondo me l'Atalanta, raga, non è scarsa. Comunque è sesta. Quindi non è tipo a rischio retrocessione o robe del genere. Secondo me può essere, ripeto, una buona possibilità di tornare a giocare in squadre come Inter, eccetera.
Certo, allora io sinceramente il mio piccolo sogno nel cassetto. Vai, primo gol in Serie A. Cioè non è il primo, però vai, va bene. Va bene, Xeo si fa conoscere subito. E andiamo. Subito così. Esordio con l'Atalanta, gol di Xeo. E andiamo. Dicevo, il mio sogno è quello di andare a giocare nel Napoli con Osimhen e Kvaratskhelia. Io voglio giocare con loro, vincere la Champions League, vincere tutto e far sì tipo di diventare tipo una specie di secondo Maradona, perché il primo ovviamente è insostituibile, lo dico io stesso. Però sarebbe molto bello, raga. Vi dico la verità, da interista mi piacerebbe giocare nell'Inter, non mi piacerebbe giocare nel Milan o nella Juventus, non essendo ovviamente loro tifoso. Proprio per questo vorrei evitare, ma la volevo passare all'altro. Proprio per questo vorrei evitare di giocare in queste tre squadre, perché so che poi magari i tifosi delle squadre come Milan e Juventus non seguirebbero la serie, perché odiano il fatto che io giocherei nell'Inter, capito? Dai. Cosa ho sbagliato, raga? Va bene così, dai, facciamo festa lo stesso. Sono entrato io 3-0, dai, cosa vuoi di più? Allenatore, vedi di mettermi come titolare alla prossima partita, tra l'altro che contro il Milan, perché sennò vedi che mi arrabbio, E quindi, raga, secondo me, cioè, non ci gioco con le squadre tipo così, perché almeno, raga, evito di creare le faide nei commenti, perché poi c'è chi ti fa Inter che è felice che io giochi nell'Inter, e chi ti fa Milan è triste, chi ti fa Juventus pure. Quindi magari il trio delle meraviglie evitiamolo, così almeno siamo tutti contenti, ok? Dai, dammi sta palla. Ma dove me l'hai data, vecchio? Oi, quello è fallo, quello è fallizzo, quello è un fallaccio. Vabbè, vediamo di non farci segnare il 3-1, grazie. Madonna, ma sto portiere cos'è, un bidone? Allora, praticamente però adesso comunque non siamo neanche in Champions, perché l'Atalanta è in Champions. Cioè, che coppe sta facendo l'Atalanta? Nessuna. Qui tipo giocheremo solamente in Serie A, fino a quando poi nella nuova stagione non ci comprerà qualcuno. Madonna, raga, un po' triste la situazione, però alla ci sta secondo me, raga. Cioè ancora siamo nella nostra prima stagione, quindi secondo me ci hanno pure segnato. Quindi secondo me, raga, è anche giusto che ci sia un po' di pepe in più all'interno di questa serie. Cioè secondo me ci sta, raga, nel senso, non dobbiamo essere tristi perché magari sono andato all'Atalanta. Oddio. Vabbè, raga, ma chi so, ma veramente, ma ci stiamo rendendo conto? Cioè il Bergamo mi amerà, diventerò la stella dell'Atalanta. La stella. Ho fatto due gol alla prima partita, ma ci rendiamo conto? E sono entrato all'80esimo, in 10 minuti ho segnato due gol. Dov'è Erling Haaland che mi dice che sono un grande? Scusatemi. Ecco, sarebbe figo tipo anche andare per esempio, raga, al Manchester City. Bello giocare con Haaland magari, anche se non so, in quel caso dovrei cambiare tipo ruolo. Non lo so, ma sto arbitro fischia o no? Cioè non capisco perché, scusami, perché se le partite durano poco. Madonna, mannaggia, ho perso palla. Comunque raga, ho fatto due gol, 8.3. Il mio macellaio qua non è felice, mi sa, del mio risultato. Non capisco, cioè è molto rigido nei miei confronti. Due gol, 8.3, per fare 10 che devo fare? Ti devo pure fare il portiere? Ma se vuoi, dimmelo, Attenzione, Xiao potrebbe fare la tripletta. Ne invece no, sbaglia. Poteva servire il compagno e fare un bel 1-2, ma per colpa di Xiao mi sa che l'Atalanta stava per riprendere gol, ma invece no. Prima partita di Serie A conclusa, 2 gol per Xiao, signori. Ma come scarsi risultati per l'allenatore? Cioè, ma che cosa significa, scusatemi, migliora con l'allenatore? Cioè, ma ho fatto 2 gol, cosa vuoi di più dalla mia vita? Cioè, cosa devo fare? Cioè, ancora non sono manco titolare, raga. Ancora non sono neanche titolare, guardatela sopra. Cioè, ok che è la prima partita, ma porca miseria, sì, ma sono una bestia. Ma fammi giocare, no? Ah, comunque mi mancava costruire la sala cinema a casa mia, Che comunque non capisco come sia possibile, visto che, cioè, essendo che ho cambiato già tipo 1000 squadre, anche la sauna, ok? Visto che ho cambiato già 1000 squadre, vi spiegate com'è possibile che la casa rimane sempre quella? Boh, non riesco a capire questa cosa, però vabbè, abbiamo praticamente finito i soldi, abbiamo 10.000. Giocatore povero. Andiamo, ragazzi. Allora, qua abbiamo due partite non tostissime. Di più, abbiamo questa contro il Milan, ok? E giochiamo dal 61esimo, che vabbè ci sta. E poi la prossima ce l'abbiamo contro la Juventus. Cioè, nomini diavoli, letteralmente, e spuntano le corna. Ed è Coppa Italia, ok? Coppa Italia, ragazzi. Quindi dobbiamo evitare di prendere gol dal Milan.
Ecco, stavo per dirlo, nel senso magari evitiamo di prenderlo. E quindi sì, Xiao devi segnare contro il Milan, quindi mi raccomando, occhio a Rafael Leao che è una bestia sacra. E oddio mio però. Attenzione. Vabbè, questi la tirano via la palla o non lo so, ci ho capito che siamo l'Atalanta, però magari ecco. Vai che scatto. Dammelo filtrante sto pallone. Ok, la cavalcata trionfale di Xiao, signori. Cosa farà questo giocatore? Attenzione, si smarca, così, la prova a giro. Non ci credo, cosa m'ha fregato quello. Il portiere del Milan, raga, è il quarto video di FIFA in cui lo dico. Troppo forte. Veramente, raga, milanisti, voi c'avete un portiere che è veramente troppo forte. Maignan si chiama, tipo. Raga, troppo forte, cioè. Io l'ho visto giocare anche. Bravo. E non si può dire nulla. Però Xiao non lo batte nessuno. Quindi un gol glielo devo fare. E anche perché l'Atalanta deve buttare fuori il Milan. Oddio, prossimo incontro Milan-Inter, cioè. Oh, provaci da qua, Xiao. Porca miseria. Era bello il tiro, eh. Era molto bello. Aspetta, dammela sta palla. Non so cosa stava per fare Xiao, ma credo di aver sbagliato a chiamare palla così. Ok. Ma cos'è successo, raga? Che non sto capendo, aiuto. Ok, dammelo. Bello, dai Xiao, non puoi sbagliare. Raga, ma cosa ho messo sotto al 7? Cosa ho messo sotto al 7? 0-1 Milan 0, Atalanta 1. Signori, Xiao non può sbagliare mai. Incredibile. Comunque ragazzi, allora mi dispiace dirvelo, però visto che il Milan è una delle squadre più forti della Serie A, io credo, vabbè, sperando di non vincere tipo 10-0, raga, io sono in questo momento a difficoltà leggenda, ok? Se nonostante tutto io continuo a vincere così tanto, raga, non ci posso fare niente. È perché evidentemente comunque contro la C+ so giocare. Perché comunque gioco da anni a FIFA. E quindi l'unico modo che abbiamo, diciamo, di perdere in modo consecutivo sono i momenti clou. Ditemi voi, raga, se volete che io perda perché vi annoiate, ditemelo, lo faccio apposta. Non lo so, cioè non so che cosa fare. Più che aumentare la difficoltà non posso, sinceramente. Quindi non so che cosa. Oh no, sono in fuorigioco. Fermo che è in fuorigioco, meno male. Aspetta. Qua è stata colpa mia. Mi sono smarcato veramente molto male. Ho sbagliato, sono un brutto attaccante. Attenzione però. Attenzione. Mamma mia. Mamma mia, Xiao contro Tonali. Mamma mia. Attenzione. Là, cosa vuoi fare, Xiao? Calmati. Guarda che stai giocando al PSG, eh. Beh, però dai, comunque stiamo 1-0, eh. Cioè comunque non c'è tutta sta differenza incredibile. Con già magari contro il Milan capisci che comunque c'è la possibilità di prendere gol. Ecco, magari. Madonna, stavo per prenderlo veramente, raga. What the fuck. Ok, occhio. Occhio, occhio, via. Madonna, guarda, è veramente. Ok. Allora, io ti passo la palla a te e tu me la ridai subito a me. Bravo. Ok, la cavalcata trionfale di Xiao contro Teo Hernandez, che è uno dei terzini più veloci del mondo. Quindi, mamma mia, la da filtrante Xiao. Ma che ha fatto quello? Cioè, gli ho dato la palla in aria e l'ha data dal portiere. Ma che problemi ha? Ma provaci, scusami, ma che ti costa, no? Boh, vabbè. Ho capito che comunque l'Atalanta sono io l'unico attaccante decente, perché se no non me lo spiego. Dai, riprovaci, come ti chiami? Non so come si chiama. Vai! Madonna, raga, l'ha fatto entrare dentro la porta. Che golazzo. Che golazzo. Bello, bello. Rodriguez ha segnato dell'Atalanta. Incredibile. Perché si chiama Bergamo Calcio? Madonna, Atalanta, compratevi i diritti per FIFA, vi prego. Cos'è il Bergamo Calcio? Ma perché fate queste cose? Cioè, rispetto per Bergamo, però magari non facciamoci fare gol da Messias, ecco. Raga, io non capisco come sia possibile che a sta difficoltà i giocatori sbagliano sti tiri. Però io non posso, cioè ripeto, io non ci posso fare niente, raga, tutto il bene, ma non è una roba che dipende da me, ahimè. Ehi, calmo, ottimo intercetto, bello, grande giocata, mamma mia! Ecco, qua me l'hanno levata magari. Però comunque abbiamo calcio d'angolo. Va bene così. Allora, io provo a chiamarla, ma non so. Oh, Madonna. Piano. Ricrossamela. Madonna mia. Mi sono sentito molto Lautaro comunque a fare queste cose.
Eh sì, però porca miseria, mi hanno cacciato giù. Però ecco, tipo, vedi, un infortunio, niente. Cioè, non me la fanno mai tipo una scivolata. Però no, effettivamente no, perché se mi dovessi infortunare penso che non potrei giocare più. Il che non avrebbe senso. Quindi sì, effettivamente forse andare infortunati non c'ha tanto senso. Ok, bella sto passaggio di testa. Mamma mia! Vabbè raga, ma dai, io lascio il joystick. Basta, io lascio il joystick, raga. Ma di che stiamo parlando? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto degli inserimenti che fa sto giocatore? E io ho solamente 75 di overall. Io dovrei avere 99. Cioè, mi dovrebbero fare toti a me su Ultimate Team. Boh, non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so, non lo so. Boh, non capì, 3-0, raga, 3-0. Cioè, una roba allucinante. E probabilmente non è manco finita qua, capito? Che io non so cosa fare, ragazzi. No, che passaggio brutto hai fatto, Alberto Ciacia. Porca miseria. Era un... Vabbè, comunque godo, 3-0 per il Bergamo Calcio, raga. Un minuto di recupero che è appena finito. Se magari l'arbitro vuole fischiare invece di farci prendere l'unico gol della partita, che... Ottima la parata qui. Stavo per indovinarlo, ragazzi. Ah, comunque siamo saliti quinti, Voglio vedere la classifica un attimo della Serie A. Chi è primo? Sopra di noi chi c'è? Ah, c'è Lazio, Juventus, Roma e Inter. Ok, va bene. Adesso giochiamo contro la Juventus in Serie A. Quindi abbiamo buttato fuori il Milan e abbiamo passato il turno in Coppa Italia. Questo è grave, però almeno l'unica cosa bella è che siamo a livello 16. Il che vuol dire che finalmente possiamo aumentare di livello, sperando di arrivare ad un 76. Dai. Comunque, raga, scrivetemi per favore qua. Oddio, abbiamo... Ah, no, ok, questi sono investimenti. Mi dovete spiegare per favore qua sotto nei commenti, scrivetemelo, cosa devo migliorare sull'albero delle abilità per avanzare di più di overall. Perché io ancora non l'ho capito, sinceramente. Cioè, non l'ho capita, sinceramente, sta cosa. Quindi, se lo fate, per favore, vi voglio un sacco bene. E, allora, direi di migliorare un po', tipo... Boh, facciamo rigori. E... magari... Precisione di testa, potenza tiro, precisione punizioni, finalizzazione e tiri al volo. Direi che secondo me ci sta un sacco. E abbiamo 0 punti disponibili. Non siamo aumentati, ragazzi. Questa cosa mi fa veramente stare male, perché ancora non siamo 76, porca miseria. In tutto questo giochiamo contro la Juventus, ma io non gioco da titolare di nuovo. Gioco di nuovo al 61esimo, stiamo 0-0. Ok, ragazzi, questo è per darvi la prova della difficoltà a cui sto giocando, giusto per dirvelo. Sta pure piovendo. Xiao al posto di Rodriguez. Rodriguez contro la Juventus. Ecco, questa è una squadra che io vorrei battere. Ragazzi della Juve, vi voglio bene, però sapete benissimo che tra Inter e Juventus comunque scorre, non scorre proprio del buon sangue. Vi voglio bene, mai litigi o robe simili, però mi piacerebbe batterla la Juve. Ecco, mi piacerebbe anche un passaggio. Dai che faccio gol io! Porcaccia la miseria. Porcaccia la miseria. Dammi sto pallone veloce, dammi sto pallone veloce, guarda, non mi farà arrabbiare. Attenzione Xiao, signori, scende, può provare il tiro a giro. E spacca le palle, letteralmente, di Danilo, poveraccio. Mi dispiace Danilo, scusami. Oddio mio, occhio, occhio che Quadrato, se parte dalla fascia è un problema. No. Ma che tiro ha fatto Vlahovic, raga? Ma che cosa ha fatto? Ma l'ha passato al mio portiere. Ma com'è possibile? Cos'è successo? Boh, vabbè, io continuo a non capire sinceramente del perché di queste cose. Ah, va bene, ok, l'abbiamo recuperata, l'importante è quello. Vai, 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 dammi sta palla. Niente, non mi vogliono cagare. Va bene, godo, godo che non segnate. Godo, perché l'unico che può salvare la squadra Bergamo Calcio sono io, ragazzi. Quindi se non mi passate la palla a me, mi dispiace. Non segnerete mai. Guarda, guarda. Rischia davvero di battere il maledetto. Quella scivolata per anticiparmi è arrivato. No, però così, porco due. Ok, già per esempio però la Juventus sembra molto più difficile da, diciamo, varcare come difesa. Ecco, magari occhio a Sané, che non so perché la Juve l'ha comprato. Gol. Boh, tirare a giro questo no, niente, non vuole, non gli piace, raga. Bello acquisto che ha fatto la Juve. Bene, 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 bene. Vai Xiao, si allunga sulla fascia. È solo, oddio, in realtà non è proprio solo. Attenzione, devi scendere.
Come faccio a passartela se no? Sei uno stupido! Hai pure il mio numero, non te lo meriti! Fammi segnare, fammi segnare. Mamma mia, come mi ha levato palla quello, raga. La difesa della Juve è bella to... Salta il difensore. Ha sfoderato una parata. Non ci credo che l'ha parata. Raga, il nostro portiere è il più forte del mondo. È entrato Chiesa. Oh cavolo. Ah, ho di nuovo l'11. Perché prima avevo il 15? Ma anche lui ha l'11. Ma che... Abbiamo tutti e due lo stesso numero? Ma com'è possibile? Ma non può essere... Ma non può succedere questa cosa nel calcio. Bel passaggio, Xiao, complimenti. Davvero da manuale quasi, devo dire, proprio... Bello, hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Ed è gol! Ce ne hanno messo di tempo, ma finalmente è arrivato l'1-0. Meglio tardi che mai. Chi è che ha segnato? Indovinate un po'. Milik, il ballerino salterino che fa i rigori mentre che salta. Raga, mi dispiace dirvelo, ma mi sa che qua la situazione è bella che tosta, eh. L'avverto io. Prova a trovare lo spazio. Aspetta. Fammi smarcare bene. Tira! No, raga, vi prego, non possiamo perdere. Palla per il compagno. Capisce tutto e intercetta il pallone. Dai, Xiao. Dai, Xiao. Dai che ce la puoi fare. No! Scusate, mi sto sclerando. È la prima volta che mi arrabbio su FIFA. Ecco perché volevo tornare in Serie A. Perché voglio ricominciare a spaccare il controller. Ancora 5 minuti da giocare. Ok. 5 minuti. Dai! Godo. Godo. 1-1. Andiamo. Andiamo, la pareggiamo così. All'ultimo. Madonna, raga, in questo momento, se dovessi segnare il gol che fa vincere l'Atalanta, sarebbe qualcosa di incredibile. Un'emozione unica. E i tifosi del Bergamo Calcio mi amerebbero. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva. Non posso credere. Che squadra di idioti, finale, di imbecilli proprio. Che squadra proprio di stupidi. Che squadra di stupidi. Imbecilli, pezzi di... Non ci credo. Abbiamo perso contro la Juve. 3-1. Perché mo quell'altro ci segna un altro gol. Attenzione. Sane. Contropiede che si chiude malissimo. Che vergogna. Che vergogna. Che vergogna. Mamma mia, ragazzi. Sarà un minuto di recupero. Mamma mia. Mamma mia. Attenzione, Xiao. Ultima azione. L'ultima azione per lui. Vai, Xiao, pareggiala. Non ci posso credere. Non ci credo. Fai il 2-2 alla fine così. Fai il 2-2 così alla fine. Allenatore, se non mi bacia veramente pure i peli nelle ascelle, non so che faccio, eh. Non so che faccio, eh. Il pareggio alla fine. Ok, finalmente siamo tornati titolari. Era ora, aggiungerei. No, raga, vi prego. No. No, 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 vi prego, no, no. Non può succedere davvero. Questa la faccio al prossimo episodio, raga. Vi voglio bene. Vi mando un bacio, non posso giocare contro la mia squadra. Ciao a tutti, non ci credo. Lasciate like.